Prima di andare in pubblicità, vediamo un servizio molto particolare. Se voi pensate che la Ferrari, che è la vettura ibrida della casa di Maranello che è stata recentemente presentata, sia imbattibile, forse dovrete ricredervi, perché Rimac l'ha sfidata e vediamo com'è andata in questo prossimo servizio che si intitola Rimac vs la Ferrari. Quando Rimac ha concepito la Concept One, l'idea non è mai stata solo quella di fare una versione elettrica di una supercar. L'idea è sempre stata quella che un propulsore elettrico offre nuove opportunità per rendere più emozionante e controllabile una supercar e in ultima analisi più veloce. Il pilota britannico Archie Hamilton voleva scoprire per davvero quanto veloce fosse la Concept One. E così è andato in Croazia ed ha portato con sé una Tesla P90D con la modalità Ludicrous e l'ultima Ferrari stradale, la Ferrari. Mentre le auto elettriche hanno una grande prestazione in partenza, perdono rapidamente il loro vantaggio all'aumentare della velocità. Inoltre, la maggior parte delle auto elettriche tendono a surriscaldarsi dopo un paio di impegnative corse di accelerazione. Rimac ha tre armi segrete per combattere i talloni d'Achille delle auto elettriche quando si tratta di prestazioni. Detto tra di noi, io vi sussurro un po' di questi segreti. Tonnellate di potenza e di coppia con quattro motori di coppia massima di 1600 Nm e ben oltre 1000 cavalli di potenza, sette sistemi di raffreddamento indipendenti e diversi sottosistemi più piccoli e quattro motori ciascuno collegato ad un cambio indipendente. Naturalmente, come potrebbe una macchina costruita da una piccola società croata, realizzata in un paese che non ha mai avuto un'industria automobilistica, con un finanziamento estremamente limitato e, peggio di tutto, senza un motore a combustione interna, battere la cosa migliore su quattro ruote omologate per la circolazione stradale che sia mai uscito da Maranello? Beh, a quanto pare si può. Let me get this car into first gear. Let's put launch control. Okay, so on the start line, who's gonna win? Good luck! Con la Ferrari, Archie in realtà ha fatto tre giri di pista. Nella seconda manche la Ferrari è andata in stallo durante la partenza. La storia di fondo è piuttosto illustrativa di alcuni dei vantaggi delle auto elettriche. La Concept One non ha alcuna modalità speciale per la massima accelerazione. Ha solo bisogno di essere in modalità race ed in prima marcia. Il conducente deve solo accelerare ed è il controllo della trazione ed il torque vectoring. Fanno del loro meglio per tradurre il maggior numero di elettroni liberi il più possibile in accelerazione pura. La maggior parte delle supercar convenzionali hanno modalità di accelerazione speciali, chiamate launch control. Queste modalità fanno un bel po' di cose. Portano il regime del motore a combustione al numero di giri giusti e lo mantengono prima di innestare la frizione, che significa cambiare marcia al momento giusto, e controllano lo slittamento delle ruote, eccetera, eccetera. Purtroppo, anche con un pilota abile ed il dovuto allenamento, in realtà non funziona ogni volta così. I was going as fast as I could as well. I had nothing left. Race
revving it as high as I could. Chiunque può fare un lancio perfetto in una Concept One o in una Tesla. Basta che l'auto sia sul pavimento. La vettura farà il resto, ogni volta. Con le auto convenzionali in realtà non funziona così. Ci vogliono diversi tentativi per fare una partenza giusta. La pista era stata prenotata solo per la mattina ed i tempi sono stati registrati tra le 5 e le 6 del mattino. Le condizioni non sono state ottimali perché la pista era piuttosto fredda e anche perché la pista non veniva utilizzata da un lungo periodo. Quindi la superficie era in cattive condizioni e piuttosto sporca. Ancora, la Concept One ha raggiunto in 2,69 secondi i 100 km l'ora ed in 9,92 secondi il quarto di miglio. Okay, so today has been an absolutely awesome day. It's just been insane. Obviously, first we had the Tesla up against the Rimac. That was really, really cool to see initially off the line, which was quicker. There's a pretty close comparison as well. Thank you very much to eCar. La Concept One particolare nel video è una macchina di un cliente che è stata consegnata negli Stati Uniti dopo che il video è stato registrato. Much closer than I thought. I personally thought the LaFerrari was going to beat the Concept One, but a 220 mile an hour all-electric hypercar has seriously impressed me, and on the road it felt incredible to drive. This is probably the future as well. Amazing bit of kit. So guys, I hope you've enjoyed this video. Don't forget to subscribe for any future videos coming up, and I'll see you soon. Bye.